FB Player. Essendo un 97, il mister Danna mi ha dato l'opportunità di giocare tutte le partite e giocare con i più grandi già hai una motivazione in più, perché vuoi far vedere che sei all'altezza anche di quelli più grandi di te. Perciò l'anno scorso è stato, secondo me, l'anno migliore. Marco Fioretto è stato allenato 2 anni, giovanissimi nazionali, allievi nazionali, e con lui mi sono subito trovato bene, perché è una persona che ti dice le cose in faccia subito, senza giri di parole. E lui è stato molto importante, ma come tutti gli allenatori che ho avuto qua a Chievo, perché ho avuto anche Cantarelli, ne ho avuti veramente tanti, lo stesso Danna che mi sta dando una mano incredibile, eppure anche Maran, adesso che ci stiamo allenando su, mi sta dando una mano, perché essere lì tra i campioni fa bene, fa tanto bene. E giocare in una primavera di una squadra che pochi anni fa, quindi poche stagioni fa, si è laureata campione d'Italia per la prima volta, che stimolo è avere magari anche un esempio come Costa, che ha vinto quel campionato e poi ha fatto il salto fra professionisti? Cosa vuol dire per te che la vivi tutti i giorni col sogno, poi penso che sia quello di tutti, no? Quello di arrivare. No, l'esempio di Costa secondo me è proprio lampante, perché lui è sempre stato un ragazzo che si impegnava sempre. E avere un esempio così, che è riuscito ad arrivare dove tutti noi speriamo di arrivare, è un motivo per continuare sulla nostra strada e per continuare a crederci. E sulla primavera che ha vinto lo scudetto è sicuramente un onore. L'anno scorso avevamo lo scudetto sulla maglia e era sempre un motivo di orgoglio comunque scendere in campo con lo scudetto sulla maglia. Anche per te, domanda sulla scuola d'obbligo, quindi raccontami un po' il tuo percorso scolastico, come la vivi e come sta andando. Io ho cominciato a Trento, perché sono di Trento, facevo avanti e indietro tutti i giorni per l'allenamento. Poi lì in quarta, l'anno scorso mi sono trasferito qui a Verona, mi hanno dato l'appartamento, adesso sto compiendo la quinta qui a Verona e quest'anno speriamo di diplomarci. Ma c'è anche la laurea, visto che c'è stato il lapsus. Ci pensi mai? È una cosa che è fattibile secondo te? Sì, adesso comunque voglio diplomarmi, poi prendo un anno di tranquillità, e poi, perché il calcio è sempre un punto di domanda, non si sa mai dove si arriva, perciò avere un titolo di studio importante fa sempre comodo.